Ritardatario cronico, nottambulismo obbligatorio. Tu che mi aspettavi a cena e parli con la luna piena, che male c'è? Non è nemmeno mezzanotte ancora, allora tu perché mi strilli viola alla buon'ora? Mi strilli viola alla buon'ora? Mi strilli viola alla buon'ora? Ladies and gentlemen, il fantasmagorico uomo che beve il gin, Simone Lemmo. Eccoci qui, buonasera, buon sabato, bentornati alla buon'ora. Ci siamo anche questa sera pronti a far girare la ruota per il verso giusto, a raccontarvi delle storie. Questa sera ci divertiremo, ci emozioneremo, ci commuoveremo come di consueto, apriremo le nostre finestre, tanti amici si accomoderanno nel nostro loft e anche voi sarete come ogni settimana protagonisti tramite il nostro hashtag ufficiale, che è quello della buon'ora. E tra l'altro continuate a recuperare le nostre puntate, a seguirci scaricando la nostra app oppure tornando sul sito di Cusano Italia TV. Lui mi ha presentato come l'uomo che beve gin, ma credo che lui beva qualcosa in più di me, il nostro Pigi. Sì, confermo. Confermi tutto. Però io ti ho chiamato così per un dettaglio che tu sai qual è. Io so qual è, che mi hanno detto di mettere. Io anche lì vedi che sì, c'è sempre Giulia De Maio che ci chiede delle cose. Giulia De Maio ci fa anche un po' da costumista, sì, fa tutte tante cose. Autrice. Però in questa cosa ti ha costretto, direi. Sì, non so se la regia riesce a inquadrarli. Mi hanno fatto mettere i calzini con le bottiglie di gin. Bello. Praticamente è andata così. Fa molto. Ma tu che bevi, Pigi? Fa molto sabato sera, quindi ci sta, dai, sì, gin. C'è sempre poi la dottoressa Luana Di Pietro che cerca di ricordarci che non dobbiamo promuovere l'alcolismo, il tabagismo. Certo, giusto. Senti, com'è andata la settimana in nostra attesa? Settimana scorsa a Speakeasy avete parlato di Oscar, grandi cose, insomma, tra poco torna a Speakeasy. Tra poco torna a Speakeasy, parleremo molto di teatro, parleremo anche di musica, ci saranno due, tra sabato e domenica, fra poco la puntata più teatrale e quella di domani invece la puntata più musicale. Bene. Voi allora rimanete qui tutta la sera, queste due ore state con noi seguendo la buon'ora. Subito dopo c'è Speakeasy, perché sì, noi facciamo questo passaggio di testimone, sì, e anche noi in questo sabato sera partiamo proprio con il teatro, perché la tournée è proprio nel vivo, nel cuore. Loro hanno debuttato qualche settimana fa, giorno 27 arriveranno al Teatro Olimpico di Roma. Siamo pronti a entrare in questo mondo magico, una favola incredibile che porterà a teatro davvero tutta la famiglia. La critica teatrale l'ha definito più che un musical, un grande sogno. Vediamo questa immagine e poi accogliamo qui i protagonisti. Il 27 e il 28 marzo saranno al Teatro Olimpico di Roma, il 5, il 6, il 7 di aprile al Teatro Nazionale di Milano. Stiamo parlando di Neverland, l'isola che non c'è, e questa sera con noi Daniele Bianconi, Margherita Rebeggiani e Roberto Ciufoli. Questa volta senza parrucca, ma visto che bel parruccone. Abbiamo visto che parruccone, capitano. Mi è piaciuto talmente tanto che io ormai vado in giro per strada soltanto con quello. Ma Neverland mi ha ridato i capelli, ecco. Ma ti conosco? Ti riconoscono con i capelli? Ma è quando me li tolgo che dico: ma chi, ma non sei capitano Uncino? Dico sì, 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 li rimetto. Capelli in mano, però. Immediatamente. Però sì, sembrava quasi carino lo spettacolo. Sembrava bello, quasi proprio. Carino. Sembrava bello. Ma io l'ho detto che la critica vi ha definiti da non un musical ma un sogno, Roberto. È così.
perché il critico appena si è svegliato ha detto cioè, ma è finito lo spettacolo, dove sono capitato? Mamma mia, perché ho avuto un incubo, cioè, no un sogno. Noi questa sera, credetemi, siamo felicissimi di avervi qui con noi, anche perché c'è una carambata, Pigi. Beh, quella c'è sempre, è incredibile questo programma con Roberto Ciuffoli. Certo, ci conosciamo, pensavo che siamo fatto il militare insieme. Perché dovete sapere, ogni volta che avviene qualcuno ospite alla buon'ora, poi gira che rigira, è passato nella vita di Pigi in qualche modo. Sì. No, ogni tanto capitiamo. Quindi a sono curioso cose. Di sapere, Roberto, la prima volta che hai incontrato Pigi, e soprattutto domanda che faccio sempre: perché sei rimasto amico suo? Ma perché guarda, eravamo in seminario e... sì. Io volevo fare la suora e lui, lui mi ha convinto che forse non era il caso, allora io ho detto grazie, perché poi mi ha estradato in un altro modo e allora è venuta fuori appunto questa amicizia che è andata avanti nel tempo, anche se io non ho del tutto abbandonato il mio sogno, ecco, di fare la suora. Bene, Pigi, tu perché non l'hai aiutato? Beh, perché secondo me non è proprio adatto, però io, se proprio ci tiene, poi un giorno magari lo aiuterò. Però io cerco di dissuaderlo. Che momento altissimo, posso dire che momento altissimo. Ragazzi, io sono molto felice, dicevo, di avervi qua, anche perché l'abbiamo visto, lo spettacolo è incredibile, straordinario. Dicevamo, vedendolo, viene voglia, no, di andare a teatro. Viene voglia di farlo bene, vedevo anche, no, che comunque, a parte, no, il lavoro dell'attore, il canto, essendo un musical, però c'è anche un grande lavoro fisico, Daniele. C'era un tuo giro in aria meraviglioso. È un grande lavoro fisico, che oltre a recitare, cantare, ballare, io ho questa imbracatura che peserà 6-7 kg, sì, che insomma, per tutto lo spettacolo, e faccio questi grandi salti che insomma, però ne vale molto la pena, ecco, danno un grande spettacolo. Margherita, come sta andando? Un bilancio, perché voi avete fatto ancora, davvero avete iniziato da poco praticamente, alcune date, però fino a maggio insomma girerete in lungo e in largo l'Italia, il bilancio finora com'è? Ma è uno spettacolo che è nuovo, perché non è la solita storia di Peter Pan, cioè sì, è la storia di Peter Pan a grandi linee, ma vista da un punto di vista che ancora non era stato messo in risalto abbastanza, e infatti per questo secondo me è anche molto interessante. E i bambini stanno impazzendo, come stanno impazzendo i grandi, gli adulti, è ma una solo favola. Perché io volo. Assolutamente, solo perché lui vola. È un sogno, ma non perché ti sei addormentato, ma perché veramente è una cosa talmente surreale e bella che secondo me non... Però io sono curioso di sapere qual è questo punto di vista, questo punto. Allora, il punto di vista va a trovare un'altra dimensione della storia di Peter Pan del tempo. Noi abbiamo visto, o vediamo continuamente, Peter Pan come fosse un bambinone, che non anche vuole un po' crescere, beota, no? Sì. No? Quando dice, ah, perché la sindrome di Peter Pan è del bambinone che non vuole crescere mai. Cosa invece che è diversa, perché il nostro Peter Pan non è che non vuole crescere perché non sa che cosa sia, no, perché lui sceglie proprio di poter gestire il suo tempo ed essere leggero in quel tempo, quindi è una interpretazione del tempo diversa da parte di Peter Pan e di Capitan Uncino, e sono proprio quello che sceglie di poter continuare a vivere sempre quel tempo là, sempre con le persone con cui lo condivide, e l'altro invece che ha paura, che ha la paura di tutti, del tempo che passa, ma attenzione, non del tempo che passa lo porterà ad invecchiare, del tempo che passa fino ad arrivare a finire di colpa, a non sapere quando arriverà la fine, perché il tempo che passa nel caso di Capitan Uncino è la sveglia che si scarica, quindi certo, non ha paura del coccodrillo, ha paura del tempo, la sveglia scarica il tempo e lui non potrà più accorgersi di quando arriverà il coccodrillo. Quindi Peter, che non ha mai avuto occasione, non ha voluto cercarla l'occasione di innamorarsi, di soffrire, invece proverà queste emozioni, e quello lo condiziona anche tanto che alla fine infatti c'è un cambio di ruoli che non ti vado a spiegare, adesso non ti vado a raccontare, non spoileriamo, cioè, nulla, quindi... non vorrei dire che Peter Pan diventa la bella addormentata nel bosco. Però ecco, ce l'ha raccontato, ecco che poi la parrucca di Capitan Uncino assume, diventa tutto, la criniera, è tutto diverso. No, tra l'altro, no, la cosa che stavate dicendo, no, un Peter Pan che è, quindi Roberto, ha a che fare con i sentimenti sostanzialmente, sì, questo è quello che è accade. Peter che si fronteggia per la prima volta nei vari Peter Pan con un sentimento vero, che è quello della mancanza, dell'amore, del... Che lo rende umano, no? A questo punto lo mette proprio
davanti a una condizione dove lui non c'è mai stato, ma secondo me che nessuno ha mai raccontato. Infatti ci sono proprio dei momenti in cui Peter Pan toccherà veramente il fondo, dei momenti proprio che questi momenti di tristezza, diciamo che poi Peter Pan viene comunque dalla storia di Peter Pan viene dalla sindrome dell'abbandono, ecco, questo ragazzo che comunque viene abbandonato e non viene mai, secondo me, spiegata bene questa storia. Invece qui Peter Pan ha proprio tre momenti, possiamo dire che ci sono tre momenti dove lui si metterà davanti allo specchio e vedrà comunque lui sta crescendo realmente. Proprio per citare una battuta dello spettacolo, sì. Voi dite: finché crederai nelle fate, la magia volerà attraverso la tua finestra e la storia non finirà mai. Lo chiedo prima a voi e poi lo chiedo a Roberto, insomma, per chiudere. Come si fa a credere nella magia sempre, anche da grandi, a fare che questa storia non finisca mai, Margherita? Per noi è, secondo me, molto più facile, perché il teatro è la strada più accessibile a questa eterna magia. Quindi, sia dal punto di vista dell'attore che dello spettatore. Daniele? Ma guarda, io è un po' quello che dice lei, però io ho sempre detto nella mia vita che se fai quello che ti piace e cerchi di fare quello che ti piace, non smetterai mai di sognare, sognerai sempre e soprattutto non lavorerai mai, perché io dico sempre, pure fare questo ruolo, fare questo mestiere per me è un privilegio, non è sicuramente un lavoro, e questo sicuramente aiuta a non smettere mai di sognare. E Roberto Ciufoli in che fate crede? Nel fatto che la magia siamo noi, cioè quando finalmente capisci che la magia siamo noi, è inutile starla a cercare. L'isola che non c'è soltanto perché uno spera di non trovarla, perché spera di non vederla, perché spera di continuare a cercarla, ma l'isola c'è, basta saperla trovare, basta saperla vedere. Allora ritorno al fatto che essere Peter Pan non è una resa, è una scelta. Tanto che il nostro Peter Pan è leggero, ma perché vuole essere leggero. In questo, guarda, ti butto là una citazione, così, una frase di Paul Avery che dice: mi piacerebbe essere leggero come un uccello, non come una piuma. Quindi il Peter Pan di cui abbiamo sempre parlato, ho sentito parlare, è un po' una piuma che ride e festeggia con gli altri bambini. Il nostro Peter Pan è un Peter Pan che sceglie di festeggiare, di giocare con gli altri bambini, ma che al momento in cui fronteggia la realtà che gli si presenta è uno che farà delle scelte diverse, probabilmente scelte che, ci diceva Roberto Ciufoli, porteranno poi a quest'isola che non c'è, che in realtà poi basta a noi capire, no, se c'è o non c'è. Quindi fatto di sentimenti, dicevamo, no, di un mondo magico pieno di sogni, ci sono indiani, fate, bambini sperduti. Curiosiamo ancora all'interno di questo spettacolo, guardate. È davvero un'avventura fantastica, Figi, è davvero un'avventura. Hai sentito poi che belle le musiche? Sì, no? Attenzione, musiche originali. Tutte originali. Musiche originali di Emiliano Branda, il nostro maestro che ha composto le musiche per un'altra cosa, poi non gliel'hanno presa. Riciclate! No, non è vero. Comunque, Figi, abbiamo capito che Roberto a curare la regia si è anche tanto divertito. Sì. Oh, sei tu il regista. Ma sì, ma anche perché ho proprio seguito davvero il principio che ti piace vincere facile. Cioè, voglio dire, sai, metti in campo chi non è capace, è un discorso. Giochi con attrici, attori di questo calibro, è un'altra storia. Allora ti diverti, sì, perché allora vengono le cose, allora basta che proponi una cosetta e viene fuori una cosona, insomma, ecco. Però quindi da un'idea. Molto modesto, lui è un grande maestro, ecco, è stato un grande maestro. No, vabbè, grazie. Dal punto di vista registico, su cosa hai voluto giocare? Sull'effetto, sul concetto? Dove sul sei concetto, andato? Sull'umano. Allora mi piaceva andare a giocare proprio con i sentimenti umani. Per esempio, Trilli, che è la nostra campanellino, Trilli nella storia originale, campanellino, certo. Che è campanellino, la fata, tutta carina, perfetta.
da una vipera. Campanellino. Quindi, tu hai accentuato questo aspetto. Ma sicuro, ma certo, in maniera giocosa. Campanellino è fortemente gelosa dell'amicizia che ha, e dell'amicizia che è un amore che ha con Peter Pan. E quando arriva Wendy, che è tutta l'iller e l'allere, e Campanellino inizia a sentire il friccicorino e quindi cerca di farla fuori, addirittura riesce quasi a farla fuori, se non che poi avviene qualcosa per cui, ecco, mannaggia, non ci riesce. Però, ecco, allora, Campanellino con Peter Pan, Wendy anche che arriva, che si innamora del ragazzo che vola ed è completamente diverso da tutti gli schemi che si è vista davanti, e quindi vorrebbe, però lo vorrebbe inquadrare, cioè c'è un rapporto umano fra loro, i due cialtroni, che non sono altro di Spugna e Capitan Uncino, ecco, sono due clown. Anche là poi si rivelerà, insomma, un colpo di scena alla fine dello spettacolo, ma hanno questo rapporto fra loro, per cui c'è anche un momento toccante, che però, ecco, proprio per rimanere nell'ambito della favola, della storia, così non abbiamo voluto cercare il momento serio, quello per cui deve divertire e far riflettere. No, si può riflettere anche soltanto con un lampo, certo. Quindi è una cosa buttata là, che se la prendi, dici, ma che hanno detto, una cosa sensata, sì, e se no altrimenti passa. Tra l'altro, tu facevi questo discorso sul tempo l'altro giorno, non mi ricordo se i Santi Francesi o qualche altro nostro ospite diceva che tra le sue paure principali c'è il tempo, che sì, è una cosa, sì, che sì, era fatto proprio molto... Alessandro dei Santi Francesi, esatto. Beh, e tu stai dicendo che il tuo Capitan Uncino ha questa stessa paura del tempo. Tu come la vivi invece? La condivido assolutamente con Capitan Uncino, cioè gliel'ho portata a Capitan Uncino, per non dirla io, è un'autobiografia, ecco. Assolutamente autobiografico, insomma. Io sento sempre sto coccodrillo che arriva da una parte all'altra, e la cosa che mi spaventa di più è non sentire la sveglia. Io voglio ancora una volta ricordare l'appuntamento, ripeto le date, il 27 e il 28 marzo al Teatro Olimpico di Roma, poi il 5, il 6, il 7 di aprile al Teatro Nazionale di Milano, ma continueranno le date fino a maggio, perché poi Reggio Calabria, Catania, Palermo, Barletta, Bari, Taranto, Lecce, Torino, Sanremo, insomma, davvero. No, e dilla bene. Noi andremo a finire sul palco. L'ultima data è il 18 maggio del Teatro Ariston di Sanremo. Quindi noi andremo a finire a Sanremo. Che non si dica che non sono Daniele, andati a Sanremo. Quando Daniele e Margherita diranno, perché io ho cantato a Sanremo, dicono, certo, e ci crederanno. Quando lo dirò io, cioè, ma io quella puntata piacere. Non l'ho vista. All'Ariston. Allora, per salutarci, visto che abbiamo parlato, mi piace ripeterlo, perché poi è una delle cose, no, lo stavate dicendo anche voi, più belle di questa versione di Peter Pan, tra le altre, no, che voi portate sulla scena, riscoprire i sentimenti, i valori, poi la possibilità di scegliere sta sempre nelle nostre mani. Prima lo diceva Roberto, l'ho ripetuto anch'io, no, la possibilità di scegliere, di crearsi la propria isola. Che cosa vorreste ci fosse nella vostra isola che non c'è? Oddio, nella nostra isola che non c'è, nella mia isola che non c'è? Oh, nella mia isola che non c'è, proprio guardando in avanti, spero ci sia solo... Sembra banale, ma tanta felicità, ma proprio felicità nelle piccole cose, perché la felicità secondo me non è nelle grandi cose o in un traguardo enorme, è proprio nelle piccole cose. Spero di potermi godere quest'isola veramente nella felicità, nelle piccole cose. Spero che per sempre sarà sempre così. Margherita? Io seguirei molto la linea dell'isola che non c'è di Peter Pan, ma rimanendo comunque razionale e reale. Vorrei un'isola dove appunto le cose vengono vissute come se fossimo tutti quanti bambini, perché quando sei un bambino ti emozioni anche davanti alle cose più semplici, però comunque senza questa smania di non voler crescere e fermare il tempo. Un mix tra Capitan Uncino e Peter Pan. Roberto? Il mare. Sennò che isola è? In scena Neverland, l'isola che non c'è. Grazie a Daniele Bianconi, grazie a Margherita Verrebeggiani, grazie di cuore, grazie a Roberto Ciuppi, nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo. Assolutamente, intanto lo stanno cercando. Noi candidiamo, abbiamo anche i cantanti, abbiamo già tutto. Grazie di cuore, grazie Li davvero. Aspettiamo. Ci vediamo a teatro. E invece passiamo dal teatro al cinema, perché il 12 marzo è arrivato in tutte le sale il film che vede protagonisti Enzo Salvi, Sebastiano Somma, un cast incredibile con la firma di Emiliano Locatelli, il diavolo è Dragan Sigan. Vediamo il trailer e poi ne parliamo proprio con il regista. Ma tu stai sempre qui dentro, ti piace proprio giocare a scacchi? Si impara a conoscere bene la gente, viaggiandoci insieme e giocandoci a scacchi. A
hanno annunciato la cassa integrazione. Provocherebbe un danno a molte famiglie di questa città. Non so come garantire un futuro a mio figlio. Sono il proprietario di un'azienda. Che cosa vuoi tu dalla vita? Io non sono lo Stato. Papà, dai, sbrigati. Prendi il manganello. Oh, no. Sì, ho fatto una cosa sbagliata. Non sono mai stato violento. Mi hanno portato. Ma che hai fatto? Mi sono vendicato. Aiutami a fare un colpo. Abbiamo perso tutto. Padre nostro. Il diavolo. Che se ne c'è? È nascosto dentro ognuno di noi. Adios. L'importante, figlio di puta, è che si riesca a scacciarlo. Lo voglio guardare negli occhi. E a riprendere le vie del bene. Emiliano Locatelli, ciao. Grazie, Emiliano, grazie, buonasera, benvenuto, accomodati, grazie. Pure grazie, buonasera. Per essere con noi, grazie, per parlare voi. Di questa avventura incredibile, grazie. Straordinaria, il diavolo e Dragan Sigan, che dicevo è arrivato al cinema il 12 di marzo, un cast straordinario, Enzo Salvi, Sebastiano Somma, davvero tantissimi grandi attori e attrici. Tu come stai? Io bene, bello carico, siamo pieni di energia positiva, un po' stanchino perché abbiamo fatto un bel tour già e adesso ci aspetterà, perché lo spiego subito, il nostro è un film distribuito in modo particolare, è una cosa che si vede sempre più spesso, e lo portiamo noi insieme al cast nelle varie città d'Italia e poi rimane per qualche giorno, per qualche settimana nei cinema dove facciamo la presentazione. Essendo una piccola produzione, un'opera indipendente, anche questa distribuzione così, ecco, che però ci sta dando belle soddisfazioni. Siamo veramente carichi. Tra l'altro è molto interessante, no? Perché poi il film unisce il thriller al poliziesco, praticamente ci sono queste due dimensioni nel racconto, come in realtà no, Emiliano, è anche una storia di amicizia da una parte, vendetta dall'altra, perché poi il protagonista è questo giovane operaio che appunto stringe amicizia con un uomo che ha un passato anche alquanto misterioso, no? Sostanzialmente, e i loro destini in realtà, se vogliamo anche in modo tragico, comunque irreparabili, poi si incrociano. Sì, è un film che ha una struttura particolare sia dal punto di vista formale che contenutistico. Abbiamo fatto un'opera, ho tentato di fare un'opera che è ambiziosa e coraggiosa. E ha, come appena detto, una struttura particolare, nel senso che sono quattro personaggi principali: Enzo Salvi, Sebastiano Somma, Ivan Boraggine e Gennaro Liglio, le cui storie sembrano parallele, quindi ha una struttura parallelo incidente, dico io, per assurdo, quindi è proprio strutturato, è suddiviso in tre capitoli, quindi ha una struttura che non è proprio consueta. È a cavallo, come hai detto tu, tra il thriller e il poliziesco, ma anche tra il film d'autore e il genere. Cioè, il nostro è un film che ha ricevuto da poco il riconoscimento di film d'essai ministeriale, quindi è senza ombra di dubbio un film d'autore, ma è anche un film di genere, quindi punta a un pubblico il più vasto possibile, non è un film elitario, nonostante affronti delle tematiche, diciamo, serie abbastanza importanti, come la crisi economica, la delocalizzazione. Quindi come sostrato a questo sostrato molto, diciamo, da film d'autore, ma lo facciamo, ho tentato di farlo con dei meccanismi che sono tipici del thriller, c'è una tensione. Tra l'altro, Piggi, no, questa tensione di cui parla Emiliano in realtà fa parte praticamente, no, tra le tue passioni, mi spiego meglio, perché nel 2014 Emiliano ha pubblicato il suo romanzo d'esordio, Io sono Vendetta, che anche in quel caso c'era un po' di thriller, un po' di noir, c'era anche qualcosa di fumettistico in realtà lì. Assolutamente sì, io diciamo che tendo nelle mie cose, le cose che ho scritto, ne ho scritto anche un altro, e nei cortometraggi che ho diretto negli anni, tendo di mettere le mie influenze insieme. Io sono un grande appassionato di cinema, studioso, laureato in cinema tra l'altro, e quindi sono un amante del cinema d'autore, specialmente quello italiano, neorealismo, diciamo dal dopoguerra fino agli anni 70 sono un grandissimo amante degli autori italiani, Bertolucci, Pasolini, Petri. Va bene, potrei citare tanti altri, però sono anche un amante del fumetto americano, quindi sto cercando di creare, non è facile, poi il pubblico ci dirà se sto facendo bene o sto facendo male, la critica lo sta facendo in parte, alcuni hanno apprezzato, alcuni no, ma ci sta, fa parte del gioco, però ecco, tendo a mettere le influenze, queste influenze insieme per creare qualcosa di nuovo, quindi il progetto abbastanza ambizioso, ecco. Facciamo così, facciamolo vedere al pubblico un'altra scena proprio tratta da Il Diavolo e Dragan Sigan, guardiamo.
ti è successo? Ma che hai fatto? Rispetto, ragazzino. Io ho rapinato e ucciso. Perfetto. Mi raccomando, puntuale. Il diavolo e Dragan Sigan, abbiamo visto proprio una scena tratta dal film, tra l'altro dicevamo, no, con un Enzo Salvi drammatico. E quasi Milano, riconoscibile. Quasi riconoscibile, sì. Non è la prima volta, però anche lì la grande interpretazione di un attore davvero duttile. Sì, non è la prima volta perché sempre insieme, anzi grazie ad Enzo abbiamo scritto insieme, poi ho diretto io questo cortometraggio uscito nel 2021 che è disponibile anche su Prime, è andato molto bene nel circuito festivaliero, dove lui faceva già per la prima volta, diciamo, quello è il suo esordio drammatico. Questo è il suo esordio drammatico in un lungometraggio. In un film. Però gli stai costruendo una carriera d'attore, sì, drammatico. È uno scambio perché anch'io, insomma, sono all'esordio. Quindi sì. Vabbè, noi siamo legati da un'amicizia ormai decennale. Quindi stiamo facendo questo scambio, ecco, spero equo, ecco. Tra l'altro Pigi è Lara Balbo, che è appunto nel cast del film, è stata a Spichisi settimana scorsa. A Spichisi anche Carlotta Rondana, ma con Lara Balbo abbiamo proprio parlato di questo film anche. Quindi, insomma, allora, siamo sul pezzo. Io non qua. Le cito mai, ma sono state bravi, cioè Carlotta Rondana, cioè le donne, come vedrete, come spero vedrete presto tutti, sono molto presenti nel film. Non le dico perché sono tanti attori, avendo questa struttura, certo, che poi è un po' anche la critica che ci stanno facendo, che ci sono tanti personaggi, ma in realtà a me interessava proprio il rapporto che questi personaggi hanno tra di loro, quindi sono tanti volutamente perché poi si scoprirà come si intersecano le storie tra di loro, quindi più che il personaggio singolo, dico io, sono pezzettini di un'unica grande coscienza questi personaggi. Emiliano, facciamo così, a te l'onore e il piacere di dare l'appuntamento agli amici a casa per andare al cinema, perché abbiamo capito e avete capito che è un film da non perdere. Sì, vi aspettiamo in sala, vi invito a collegarvi sul sito della produzione e distribuzione, che approfitto per ringraziare, di Marco Fais, sul sito roblefactory.com, dove trovate tutte le date che di volta in volta usciranno, insomma, dove potete trovare in sala il film. Speriamo di arrivare presto in tutta Italia, arriveremo presto al nord, sicuramente Trentino, Friuli, Milano, ecco, vi invito. Quindi cercate, curiosate, esatto, trovate la sala in cui andare a vedere Il Diavolo e Dragan Sigan. Grazie di cuore, grazie a Emiliano voi. Collocatelli, grazie da non perdere, grazie davvero. Golden Minutes, 60 secondi e tra poco Valentina Ruggeri. Rimanete con noi, a tra poco. I'm a creep, I'm always
control. I want a perfect body, I want a perfect soul. Carlotta Pilozzi alla buonora, benvenuta. Buonasera. Carlotta, grazie di cuore per essere qui con noi. Permettetemi subito di salutare gli amici di Sabato Pomeriggio e Gio Di Sarno, tutti gli amici di Io Canto Opera che poi ogni sabato sera dopo il pomeriggio ci vengono a trovare. Carlotta, sono molto felice e complimenti intanto. Grazie. Davvero di cuore, perché poi tu sei stata una delle protagoniste, no, del programma di Gio, però nella tua vita sei giovanissima, sono successe tantissime cose praticamente, ma questa passione per il canto quando l'hai scoperta? Come l'hai migliorata col tempo? Da quando ero piccola, più o meno quando avevo 5 anni e mezzo, ho iniziato a cantare e mi ha scoperto una mia maestra delle elementari, e che appunto alla prima recita ho cantato la mia prima canzone. Quindi poi, insomma, lei ti ha scoperto, è stata anche lei a spronarti, no? In qualche modo a puntare su questo. Me lo dici un sogno nel cassetto, visto che siamo circondati dalle stelle, Carlotta? Vorrei fare la cantante. Cantante, sì. E la pianista, se nel caso. Perché tra l'altro lei da Gio Di Sarno il piano l'ha suonato live anche molto bene. Carlotta, grazie di cuore, è stato grazie un grande piacere, in bocca al lupo per tutto e torna quando vuoi, va bene? Grazie. Senti, rimani qui con me perché stiamo per accogliere, a proposito, una donna che ha fatto una carriera meravigliosa, il canto, il ballo, la recitazione, davvero una donna a 360 gradi, ma prima di accoglierla qui alla sua carriera dedichiamo queste immagini. I tuoi occhi sono come la giovinezza, grandi, perduti, lasciano il mondo. No, le piacerebbe avere un compagno di giochi. No, è del figlio di un'amica, Tania. Ci giochi lei? E come bacia? Sussultorio, ondulatorio. Ah, pesce rosso. Ma quale pesce rosso? Ma che dici? Alla fine ha affrontato il fidanzato.
faccio vedere. Alzate la musica. Non faccia il cascamorto. Io non la trovo attraente come uomo. E la bambina però vive... qui. Ah, vive qua? Sì, oggi sta col padre. Ah, ok, ok, ok. Non dorme mai la notte, piange e basta. E anch'io non dormo mai la notte. Vorrei piangere anch'io. Lui è un ricercatore. È un genio, Però noi abbiamo i soldi, quindi... Atta, il dottore! Sta lontana da sto cora, dalla terra dell'amore. Teno cora non torna, ma non me la sa, non darmi sto dormienta, torna surria. In questo sabato sera con noi Valentina Ruggeri. Grazie. Eccola, tesoro. Ciao Vale, benvenuta. Grazie a tutti. Ciao Pigi. Eccola, che carambata. Carambata, carambata. Valentina Ruggeri, alla buon'ora. Grazie, che bello essere allora, qua. Intanto, buonasera Valentina. Buonasera, bellissimo. È Roberto Ciuful. E poi adesso pure Valentina Ruggeri. È incredibile. Vabbè, abbiamo Pigi, fatto cose insieme. Ma fai il cantante. Oddio, cioè io non capisco. Abbiamo cantato insieme, abbiamo Vero. Fatto cose. Allora, domanda di rito che ho fatto anche a Roberto Ciuful prima. Quando hai conosciuto Pigi la prima volta e perché sei rimasta amica sua? No. Non posso dirlo. Perché sei rimasta amica sua, perché l'hai conosciuto? No, l'ho conosciuto... Mi sa che la prima volta mi hai intervistato in radio... secoli fa. Sai che sto facendo fatica a ricordarmi. Sì, te lo dico io, mi ha intervistato in radio tanto tempo fa e poi da allora abbiamo fatto concerti insieme, abbiamo fatto tante feste insieme, ma soprattutto io e Pigi riusciamo a essere cretini insieme come poche persone al mondo. Questo lo posso confermare. Vero, senza cioè dubbi. Ci potete fare andare avanti per ore. Noi... Vedremo che cosa però succederà questa sera. Mi sono ricordato sera. Tutto, mi sono ricordato di quando siete venute la prima volta in radio da me e mi sono ricordato anche che abbiamo fatto una roba di swing live dopo poco prima, insomma, sì, è stato contemporaneo. Anche con Renzo Arbore abbiamo fatto insieme. Abbiamo fatto quelli dello swing con Renzo Arbore insieme, giusto? Sì, va sì, bene, sì, sì. Io non lo so, voi mi state dando tante idee questa sera. Cala, il tempo perfetto. Ce l'abbiamo, Daniele Ricciuto, tu tieniti pronto che può succedere qualsiasi cosa questa sera. Benissimo. Allora, io tra l'altro sono molto felice perché chi è attento, cioè dal momento zero della buon'ora, si ricorda che Valentina Ruggeri c'era la nostra prima puntata. Io tu c'ero. Eri nel nostro salotto sì. un cetriolo in mano. No. Vero, con un cetriolo in mano. Sì, parlando di sex toys, di tra l'altro. Sex, quindi capito Pigi, come abbiamo cominciato noi già la prima puntata. Il cetriolo era il mio spuntino, quindi non era voluto, era comparso qua ed è stato però, usato. Però, insomma, sono felice no, che poi questa sera tu sia tornata a raccontare la donna che sei, l'artista che sei, perché poi io ho curiosato no, per preparare un po' di chicche, di cose da raccontare stasera e mi piace molto che le persone che parlano di te, no, che ti hanno conosciuto come artista, come donna, ti definiscono proprio me lo sono segnato, affabile, simpatica, capace di esprimersi e di rendere ragione di ciò che fa. Wow, chi l'ha detto? Questa è una e cosa non ero io, e non era, non era Pigi. Te ne sei mai accorta nella vita che queste potrebbero essere alcune delle cose che ti caratterizzano? Ti ci ritrovi? Allora, simpatica e affabile, sì. Mi ci ritrovo. Ripetimi. Capace che... di esprimersi? Beh, sì, questo lo posso dire. E rendere ragione di ciò che fa. Questo è molto bello. Rendere ragione di ciò che fa è una di quelle cose che io attribuisco a, come dire, ai saggi, no? A chi nella vita è arrivato a mettere un tassello e dire ok, fino a qua ci sono arrivato. Ecco. Ne sono felice che si possa pensare questo di me. Io cerco di fare tanto e di fare il meglio che posso. E quindi se poi quello che faccio viene preso come qualcosa di, come dire, non stupido, non scontato, non, che non passa così come tutto quello che adesso vediamo in giro, mi fa piacere, insomma. Tu tra l'altro, la cosa che poi a me piace tantissimo, no, di Valentina, è il fatto che tu riesca ad essere
davvero tante cose contemporaneamente, no? Questa è una delle doti, no? Della duttilità di chi fa il tuo mestiere inevitabilmente, però tu lo fai sempre con grande eleganza, con grande maestria e soprattutto con grande rispetto, che secondo me è una cosa non scontata, no? Il fatto, Pigi, abbiamo parlato anche noi, no? In tante puntate, che oggi si diventa noti, si diventa famosi anche tramite un video, uno smartphone. Io molto spesso lo vedo, no? Nelle nuove generazioni di attrici o di attori, che poi quando arrivano anche davanti allo schermo, un po' quel rispetto verso chi è dall'altra parte non sempre si ha, no? Però intanto questo mestiere si fa anche grazie a chi ci sta guardando. Ah, certo. No, guarda, io ho imparato il rispetto verso il mestiere e verso il pubblico in Accademia. Io ho fatto la Silvio D'Amico, l'Accademia Nazionale, e è stato una palestra meravigliosa, ma una palestra dove sei al fronte, cioè comunque sei stai in contatto con i grandi maestri del teatro italiano che ti mettono davanti alla piccolezza, quindi che ti dicono tu non sei niente, non sei nessuno, se non una portatrice di storie. Un giorno Carlo Cecchi mi ha detto quando reciti Shakespeare alla gente non interessa la tua emozione, tu sei un veicolo per la poesia di Shakespeare, tu, il tuo lavoro è porgere al meglio questa meraviglia che ti è stata data in dono, quindi fai il tuo lavoro di tramite. E detta così sembra, vabbè, quindi io sono solamente un mezzo. No, essere interprete è quello, è mettere anche da parte il proprio ego. Quindi non c'è bisogno di far sempre vedere te stesso, il tuo, la tua emozione, lascia anche trasparire tutto quello che arriva e fai filtrare tutto. Ma è vero come che ha detto l'Antimos a Emma Stone, keep out, ha detto tirati fuori da questa storia. Lei, mentre ha fatto lo speech del premio Oscar, ha detto che aveva avuto un attacco di panico, e il regista ha detto tirati fuori evidentemente dal premio, cioè è comunque una cosa collettiva, una cosa che riguarda tante persone, esatto, sempre, quindi esatto. Uscire da se stessi mi sembra che un po' esatto, c'entri sì, con sì. Quello che sta dicendo Valentina. Beh, come dire, sia a teatro tanti registi, ma anche ho visto quando hanno inciso We Are The World, c'era un cartello con scritto Keep Your Ego Outside. Sì. Perché se no non si può lavorare se c'è troppo spazio occupato dall'ego. Dicevo, ma è vero che l'odore di una nuvola di fumo per te è l'odore del teatro? Eh sì, perché allora da bambina, la prima volta che sono andata a teatro, era un bellissimo spettacolo per bambini, ma io ricordo l'odore della macchina del fumo. Quel fumo ha un odore dolcino che sembra una caramella mista appunto al legno, alla polvere, però quell'odore per me è stato il primo amore. Ho detto questa roba qua mi piace, vorrei rivederla spesso nella vita. Che poi è una cosa anche un po' dei palchi rock. Sì, esatto, grandi, esatto. Quindi anche nella musica ti ha portato subito quell'odore lì. Su, you know. Tra l'altro dico una cosa alla regia, tra poco vedremo un primo estratto della tua intervista di qualche anno fa da Gigi Marzullo, ma ti dico mia. Perché sì. Tu qualche tempo fa hai detto: mia madre mi leggeva sempre libri sul teatro, con mio padre eravamo soliti cantare insieme, io cantavo e lui mi accompagnava con la chitarra. Martedì scorso è stata la festa del papà. Sì. Che genitori sono stati i tuoi? Ti hanno sempre assecondato? Sono sempre stati dalla tua parte? Sì. I miei sono sempre stati dalla mia parte, appunto. Io ho imparato a cantare prima che a parlare, perché mio padre ha sempre suonato per me, con me, e pur non essendo un musicista. E mia madre mi ha sempre trasmesso il teatro, la letteratura, pur essendo un insegnante. Poi ho visto tanta arte, tanta creatività in casa mia. Ma la cosa che mi hanno chiesto è: provaci che ci tieni. Se tu ci darai prova di tenerci, noi ti daremo sempre più spazio. Quindi io un giorno andai da mia madre dicendo: voglio andare a fare un workshop teatrale, ero minorenne, mi serve la tua firma, e ti dico già che prenderò uno al compito di chimica di lunedì, ma ti giuro anche che prenderò 10 al prossimo, quindi per favore fammi andare. E lei mi ha detto ok, e io ho presi 1 e 10. Sentiamola, cioè, Valentina Ruggeri da Gigi Marzullo a sottovoce, che parla di mamma e papà. Una rinuncia che non farebbe mai per nessun'altra cosa al mondo.
Allora, questo è un carnevale di quando ero piccola, piccola, ero vestita da coniglietto. Ma ci sono due bambini. Il secondo, quello... È un bambino. È un bambino, è mio cugino Luca, a cui io sono legata. Sua mamma e suo papà? Fratello. No, mia zia, la sorella di mio padre, a cui ho voluto molto bene, che è scomparsa qualche anno fa, una donna meravigliosa. Quello è suo papà, invece, con la barba. Che, esatto, con e la sua barba. Mamma dov'è? La mia mamma... Ora arriva nelle foto. Penso stia facendo la foto, sì, arriva. Vediamo, altre foto, ecco, altri momenti della sua vita. Ecco la mia mamma Fiorella, in questa piscinetta che non ho più visto dopo quegli anni là, gonfiabile a mano, nel giardino di mia nonna, nelle Marche. Ancora, vediamo. Ecco, io... che gonfiavo bolle di sapone con mio nonno Silvano, sempre da mia nonna. Quello è stato un periodo veramente molto felice della mia vita. Vediamo. Eccoli, tutti e due. Papà e mamma, Alberto e Fiorella. Bellissimi. Valentina, riguardandoti, no? Sì. Tornando indietro nel tempo, a quella bambina che gonfiava bolle di sapone, c'è una cosa che non hai mai detto? Ho detto cose a quella bambina che non avrei voluto dire, forse. In alcuni momenti sono stata un po' dura. Vorrei dirle una cosa che mi ha detto Anna Marchesini. Non essere severa con te stessa. Non essere severa. Non ti fustigare per qualsiasi cosa. Cioè, a volte bisogna anche imparare la dolcezza verso se stessi. Che non vuol dire... amarsi incondizionatamente o non essere consapevoli dei propri limiti, però a volte anche avere un occhio dolce che spesso abbiamo verso altri, che perdoniamo, e invece a volte dovremmo averlo verso noi stessi. E poi vorrei dirti, sei bellissima patata, non ti preoccupare. Anche perché lo sei davvero, amore. Lo sei davvero. E c'è invece, visto che tu hai usato questa parola che poi qui alla buonora torna spesso e volentieri, no? Pigi, che è sempre qui con me, lo sa, che è quella del perdono. C'è qualcosa che Valentina Ruggeri non si è ancora perdonata? A me stessa? Sì. Alcune cose sì. Non, però ci sto lavorando, quindi spero di arrivare a un certo punto a perdonarmi. Non mi perdono di... non pretendere sempre correttezza, di non essere sempre appunto la mia paladina. Cioè, io sono molto brava a lottare per gli altri, a fare un passo avanti se c'è un gruppo da proteggere. Quando poi sono io ad essere protetta, invece faccio un passo indietro, cerco la mediazione invece dello scontro, perché fondamentalmente sono una che ha paura del... o meglio, paura no, non amo il conflitto e il dialogo si può avere solo con le persone intelligenti. Quindi quando mi trovo davanti persone che non sono abili al dialogo, faccio fatica a dire e mo te do una capocciata. Che è quello, ecco, vorrei dirlo di più. Senti, abbiamo visto prima tra le foto, vedevo... Ah, cioè, tra i tuoi propositi è dare capocciata. Dare capocciata, imparare a dare capocciata. Oh no. Dicevo, vedevo c'erano le foto con le divette che non possiamo, perché anche voi, insomma, avete girato il mondo. Il mondo. Voi, il praticamente. Mondo. Teresa abbiamo... Federico e Francesca Nerozzi, le mie sorelle in crime, e il nostro Roberto Gori, che è il nostro compositore pianista. Vi divertite tantissimo, sì. Siete bravissimi, avete girato il mondo, vi abbiamo visto anche nel Paradiso delle Signore, vediamo proprio Pappa Paradiso delle Divette, certo, sentiamola, certo. Dai, proprio da un estratto, credo dal videoclip originale, guardiamo. Paradiso, sacchi, nastri di chiffon, sguardi, baci e papillon. Nel mio paradiso entrerò. Boogie boogie, cappellini per il tè, quel ragazzo fa per me. Arrossisco ma non so perché. A paradiso, se sei deciso, ti avviso, io vado e ti lascio qua. Paradiso, paradiso, vieni con me, ho deciso, si va. Il paradiso è qua. Tanti guanti e collant, canti amanti e croissant. Ecco il paradiso cosa fa. Boogie boogie. Boogie boogie, capito? Boogie. Allora, Valentina, io ho un sogno, sì. Un desiderio. Sì. Io ho qua Valentina Ruggeri, ho praticamente qua Lady Vette. Stai calmo. Vieni al centro con non me. Non sono Trina. Vieni al centro con me. Un terzo. Allora, accomodati pure, sì. Che io ti faccio rivivere in un secondo. Pigi, io la sento, tu la senti. Le atmosfere. Io ho paura, quando fa così non so.
Allora, aspetta, ecco, che ci sistemiamo bene. Conosco questo microfono. Conosco questo microfono, mi ricorda qualcosa. Mi devi insegnare a diventare una lady di vetto. Certo, cioè, giusto, allora, prima di tutto butta via sta robaccia. Che è sta robaccia? Gli autori, fai finta di Vabbè, niente. Ok, allora mettitelo, ma non come se fossi... Allora, se vuoi essere una lady di vetto, non sei una burleschina. Con tutto rispetto Non per... sono tante cose nella vita. Okay, allora noi siamo delle chanteuse. Chanteuse. Ok? Quindi, l'importante è... Sì. Quindi mettiti in posizione... Te lo posso dare a te piuttosto. Dividiamo. Ok, allora, insieme. Sì, facciamola. Ok, voi facciamo a favore di macchina. L'importante è, teni il ritmo. Ma io non lo sento con la spalla. Ce l'hai dentro il ritmo, no? Ah, con la buonora, vai. Questo più. E spalla. Sì. E sederino. Ok. E poi intona il tuo meraviglioso vocino. Noi facciamo... Avvicinati. Ok. Come se stessi dando un bacio al tuo amante. E canta. Allora, visto che questa è la nostra sigla, lo facciamo insieme. Sì. Alla buonora. Ok. Ci proviamo. Okay. Sto diventando una diva. Alla buonora. Okay. Ok. Tu, io ti seguo. Alla buonora. Amica. Alla buonora. Va bene, Valentina Ruggeri. Senti, allora, tra l'altro tra poco c'è... Aspetta, allora, che hai fatto tu? Ho appena sparso piume. Che hai fatto? Mi sono liberata. Aspetta che lo faccio. Fallo anche tu. Fallo bene. Un attimo che qua... Testa in su, braccia aperte e voilà. Alla buonora. Che fai, mamma mia, signora. Ci dobbiamo lavorare. Tra l'altro c'è un progetto importante che ti vede, no? Sì. Nel cast che parlerà della vita di Paolo Villaggio. Sì, si chiama Com'è umano lui. Ed è con la regia di Luca Manfredi. Ed è un bellissimo film sulla giovinezza di Paolo Villaggio, sui suoi anni genovesi. Io faccio l'amica della moglie di Paolo Villaggio. Uscirà su Rai 1 il 5 maggio ed è veramente stato bello da girare, è stato molto dolce. C'è Enzo Paci che fa Paolo Villaggio, che è di una bravura incredibile, sembrava di aver davanti davvero Paolo Villaggio, e Camilla Semino Favro, davvero meravigliosa, ma poi tanti altri attori splendidi, devo dire un cast azzeccatissimo, una storia bella che ci racconta un Paolo Villaggio che non conosciamo, quindi tutto quello che succede prima di Fantozzi. Il 5 maggio su Rai 1, da non perdere! Allora, sentite, prima di salutarci, facciamo una cosa, io ci ho provato qua con le piume, il suono, il canto, è andato benissimo, me lo fate un regalo? Pigi, lo sappo, guarda che comunque... Ce l'abbiamo un microfono, non so se possiamo recuperare un gelato al volo. Io lo sapevo che qua c'era la fregatura. Chiedo a Daniele Ricciuto, grazie al nostro Ivano e tutti cosa i nostri vuoi, cosa vuoi? Daniele, possiamo entrare in un'atmosfera un po' musicale così? Ma cosa vuoi fare? Non ho capito. Improvvisate qualcosa, ci regalate un'emozione. Simone, ti voglio dire una cosa, che non è che i musicisti tu li chiami e questi hop col gettone nella schiena. Questa è la buonora, facciamo tutto. Anche perché tu devi sapere che io sono stato ospite delle divette, sono state ospite mie, allora... ma io e lei da soli non abbiamo mai fatto. Non è che facciamo solo cose stupide, allora... solo cose cosa possiamo stupide. Fare? Dai, un isopaz, versione lenta. Proviamo. Maestro, allora facciamo così. Maestro, tu mi guardi molto forte quando tocca a me e mi fai così. Allora, facciamo così, Valentina, raggiungi, mettiti al centro, io mi metto di lato, siamo nell'atmosfera. Lo sai che ti querelo se viene male, io qua... Fai come John Travolta, usano, non firmare la liberatoria. Non firmo la liberatoria. Esatto. Valentina Ruggeri. Mi raccomando sulle scarpe anche inquadrature. Esatto. Valentina Ruggeri e Piggi, I so pazzo. E sono pazzo e voglio essere chi voglio io, uscito fuori da casa mia. E sono pazza, e sono pazza. Ciao il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare. Per chi so pazza. Io so pazza.
scassato cazzo. Me l'avete chiamata. Valentina Ruggeri, Pigi, alla buon'ora. Meno male che qua nessuno voleva fare niente. Grazie di cuore, è stato bellissimo. Anche per davvero. Me. Torna grazie. Quando vuoi, che tanto lo sai che domani. Questa è casa. Torna domani. Domani non ci domani. Siamo, perfetto. C'è solo Speakeasy. Noi torniamo sabato prossimo. Vengo da te. Esatto, ti aspetto. Tutta, come si dice dalle mie parti giù, è proprio casa e putia. Esatto. È tutto così. Senti, la facciamo il movimento così per dire pubblicità? Certo. Pa-pa-pa-ra-pa, pubblicità. A tra poco, alla buon'ora. Grazie, Vale. A tra poco. Eccoci tornati alla buon'ora, il nostro sabato insieme nel nostro loft, quello della buon'ora, quello di Cusano, Italia TV. E quanto divertimento, Roberto Ciufoli, Valentina Ruggeri, insomma anche delle grandissime emozioni questa sera. Voi continuate a scrivere, a twittare, a commentare col nostro hashtag ufficiale che è quello della buon'ora. Entriamo nel cuore della prima parte del nostro salotto perché stiamo per accogliere un air designer famosissimo, incredibile, perché lui è il primo, ha creato e ha portato il primo infoltimento di capelli non chirurgici in Italia. Lo accogliamo con queste immagini. Hai problemi di capelli? Il patch cutaneo è la soluzione perfetta. Perché? Perché è femminile. Perché è no gender. Perché è elegante. Perché è sportivo. E perché tornerai a sorridere. Prenota il tuo patch test e cambi la tua vita, te lo devi. Cambiate la vostra vita insieme a Fabrizio Labanti. Ciao Fabrizio, buonasera. Ciao carissimo, ve lo dovete. Mi piace molto Fabrizio questo motto, ma intanto benvenuto alla buon'ora, grazie per essere qui con noi. Dicevo, mi piace molto questo motto, perché ce lo dobbiamo? Sì, perché l'immagine, il patch cutaneo lavora sul diritto all'immagine, quindi ogni individuo quando perde i capelli vede violata quella che è la propria identità. Quindi diciamo che solitamente la calvizie interviene nell'età più importante, 18, 19, 20 anni, quando una persona sta costruendo la sua immagine. Ed ecco che questa cosa va a violare quella che è l'identità, e quindi per me è un diritto che ogni individuo dovrebbe potersi permettere di avere, quindi assolutamente sì. Molto colpito una cosa che tu hai detto, insomma, per parlare, no, di questa pratica portata appunto da te in Italia. Tempo fa hai definito i capelli come il capo di abbigliamento della testa. Allora, sì, ti correggo un attimo perché non è che l'ho portata in Italia. Questa tecnica nasce in Italia, nasce appunto da una mia ansia, da una mia paura, dal mio desiderio, quello di trovare una soluzione alla calvizie. Quindi diciamo che presto la porteremo anche all'estero, infatti siamo già in Svizzera e andremo presto anche oltre oceano. Però ecco, appunto, io posso definire il patch cutaneo come il primo capo d'abbigliamento su misura nato per la testa, cioè i capelli. Quindi in realtà è come se fosse un capo d'abbigliamento, perché noi andiamo a ricostruire esattamente in maniera, diciamo, speculare quella che è che era l'acconciatura che uno aveva, che purtroppo nel tempo ha perso causa calvizie, causa problematiche varie, anche perché non riguardiamo soltanto le problematiche puramente estetiche, ma anche quelle derivanti da incidenti, da traumi o da altre problematiche di sempre di ordine estetico dei capelli, perché si tratta di una soluzione estetica. Ci tengo sempre a ricordarlo, perché troppe volte vengono promesse soluzione miracolosa, qua di miracoloso non c'è nulla, questo è semplicemente un non ho i capelli, ho i capelli, non ho i capelli, ho i capelli. Quindi è un meccanismo molto meccanico con il quale ogni persona può riavere la sua immagine, essendo libero comunque di fare qualunque tipologia di sport, di attività, di qualunque cosa uno abbia voglia di fare. Fabrizio, dicevamo, no, che l'obiettivo principale è quello di sdoganare, no, le calvizie mediante questi concetti di moda, di immagine, però mi colpiva molto quello che tu stavi sottolineando prima, no, che poi è come, insomma, sottolineare come il patch cutaneo è anche un po' una soluzione, no, a quell'accettazione psicologica di cui ci stavi dicendo, no? Sottolineare che, come stavi appunto hai sottolineato, con i capelli, senza capelli, no, è questo il gioco da intendere, però diventa anche un gioco psicologico per chi poi vive invece male il problema delle calvizie. È una soluzione psicologica, perché le persone che si avvicinano al mio mondo acquistano l'immagine, acquistano i capelli, ma in realtà quello che portano a casa è la sicurezza personale, perché sai, quando una persona perde i capelli va a ledersi quella che è la sua sicurezza personale, e di conseguenza
diciamo che tutto quello che può aiutarlo a recuperare la propria immagine è importante. E il patch cutaneo questo fa. Io mi accorgo delle persone che quando sono nella fase iniziale si fanno 3.000 domande sul come sarà, come non sarà, i costi. Poi alla fine, quando però nel dettaglio arrivano ad ottenere quello che hanno perso e che noi siamo in grado di ridare, perché voglio ricordarti che il patch cutaneo non è, alla fine io ho fatto l'esempio tolgo e metto, però non è una cosa che io tolgo e metto, è una cosa che però mi dà la contezza di quello che facciamo è reale. Cioè, io non ho margine di errore rispetto ad altre tecniche che hanno delle possibilità di, diciamo, di sbagliare. Il patch cutaneo no, perché il patch cutaneo lavora esattamente per quello che viene, che, per il quale viene creato. Quindi in realtà nel momento in cui io vado a restituire alla persona l'immagine come lui voleva, o lei, perché il patch è non gender, quindi sia uomo che donna, bambino, anziano, se non c'è problemi, è chiaro che vai a ripristinare un equilibrio che poi permette a queste persone di vivere in maniera più serena anche i rapporti verso terzi. Io ho tantissimi clienti del 2000, 2002, 2003, cioè ragazzi che trovano una problematica enorme nella caduta dei capelli e quindi un disequilibrio che col patch si riallinea. Quindi il patch è un po' come fosse un equilibratore. Tra l'altro, no, Fabrizio, sottolineiamo anche questa cosa a chi ci sta ascoltando, perché il procedimento, correggimi se sbaglio, avviene proprio attraverso un innesto di capelli sull'avatar simile, insomma, a quello chirurgico, però senza dolore, non ci sono rigetti o ci sono anche limiti di iniezione. Assolutamente, assolutamente. Quello che noi andiamo a realizzare è un calco tridimensionale della testa del nostro cliente, andando a realizzare di fatto, te lo faccio vedere, questo è un avatar, ok? Andando a realizzare di fatto la testa del cliente, cioè soltanto la porzione della testa del nostro cliente, quella interessata all'infoltimento, sulla quale poi viene realizzato appunto il patch, che altro non è che è un materiale, è come fosse una seconda pelle, che viene realizzata appunto su questo avatar, sul quale vengono poi iniettati i capelli. Quindi come se noi facessimo un trapianto di capelli su una testa a parte. Dopodiché questo patch, questo cerotto, perché molte volte la parola patch può essere tradotta toppa, ma in realtà nel mondo nostro patch cutaneo è un cerotto per la cute. Quindi questo cerotto, che poi ottiene chiaramente di fatto anche tutta la parte dei capelli, viene applicato e il gioco è fatto. E come in un miracolo la persona si ritrova ad acconciarsi, a pettinarsi, a mettersi il casco e a fare la doccia. Allora Fabrizio, diamo le coordinate, no, per gli amici a casa, di come possono entrare in contatto con te, ma con il marchio Benessere Capelli. Beh, è molto semplice. Allora c'è un sito pazzesco che è benesserecapelli.it, dove uno può, diciamo, consultarsi, iscriversi, ottenere una valanga di video da poter consultare, oppure la pagina Fabrizio Labanti su Instagram, dove ci sono io tutti i giorni che racconto la solita cosa, rispondo alle solite domande e sono sempre a vostra disposizione, perché rispondo personalmente. Ormai siete quasi 9 milioni e mezzo di persone che tutti i mesi passano sul mio Instagram, quindi diciamo che ho il tempo e lo spazio per ricevere anche altri, quindi anche gli amici di Cusano sono benvenuti. Fabrizio, grazie di cuore per essere stato con noi questo sabato, aver trovato qualche minuto per il nostro collegamento. Ti abbraccio forte e la prossima volta, se riusciamo, ti aspettiamo qui in studio, va bene? Promesso, grazie per l'invito. Grazie a te, grazie a Fabrizio Labanti, ciao, buona serata, grazie ciao. Davvero, grazie mille. Ciao. Andiamo avanti nel nostro sabato sera con il nostro salotto, perché sta per arrivare una donna incredibile che io non vedo l'ora di conoscere, di farmi raccontare tutto del suo essere furba. E adesso capirete perché. È stata al Festival di Sanremo per tutta la settimana, ha incontrato i big, si è fatta raccontare anche in modo furbo, appunto, come hanno affrontato questa 74esima edizione. Tra l'altro su tutte le piattaforme streaming è possibile ascoltare e vedere la quarta stagione del suo podcast di successo, Fatti Furbi. Lavoro presto me stessa, vediamo queste immagini e poi arriva qua. Senti, ma quando poi sei uscita dalla comunità, perché la tua famiglia ha deciso di andare via, com'è stato questo cambiamento poi con la realtà? Terribile, terribile. Uscire dalla comunità mi ha mandato in depressione. Una bambina quando va in depressione diventa iperattiva. So che è diverso da quando sei adulto. Quando sei adulto vai in depressione e ti spegni. La bambina, il bambino reagisce. E ho sofferto tantissimo perché sapevo com'era il mondo fuori, andavo a trovare i miei nonni, insomma, però ho dovuto imparare a viverci nel mondo fuori, quindi i soldi, e quindi capire che non è tutta famiglia, cioè la famiglia erano i miei genitori, punto, quelli che c'erano fuori, no amici, no non salire in macchina con la gente, no non dare retta agli sconosciuti, e attenta quindi quando le regole diverse, perché immagino che comunque a stampa di regole ce ne fossero moltissime, lo so, per noi bambini meno, adulti sì, era un'altra vita.
per noi bambini molto meno, perché comunque eravamo liberi in un mondo chiuso. E invece quando sono uscita nel mondo all'aperto, mondo fuori, io ero chiusa in un mondo libero. E lei che ha aperto questa nuova stagione è Andrea De Logu. Noi ci colleghiamo con Margherita De Valle. Ciao Margherita, buonasera. Ma che bello, grazie di questa ospitata, Simone, a tutti, insomma, gli ascoltatori e chi ci sta vedendo a Cosano TV, ecco, tutti furbissimi. Grazie a te, grazie a te. Credimi, sono molto felice di averti qui questa sera, perché sono anch'io curioso di indagare un po' in questo tuo essere furba, ma ci arriviamo, perché a parte quando dicevano che farti furba lavoro presso me stessa è un successo, lo è, perché insomma riproduzioni incredibili, numeri incredibili su stream, su tutte le piattaforme streaming, però sono curioso di sapere, visto che sei arrivata, no, anche alla quarta stagione, com'è nato tutto questo e soprattutto la tua furbizia com'è cambiata in queste quattro stagioni? Guarda, allora, proprio farmi furba furba è un percorso, è un processo che sto facendo insieme a chi sta seguendo, no, il mio percorso furbissimo. Però il progetto in realtà nasce durante il periodo di pandemia, dove io sono una speaker radiofonica, no? E quindi, come tutti gli speaker, all'inizio non si capiva come si poteva andare in onda, non andare in onda, da dove. Quindi all'inizio si cercava, per chi avesse avuto a casa chiaramente a disposizione dei microfoni eccetera, di andare in onda da casa. E quindi che è successo? Che io questi microfoni li avevo, andavo in onda da casa, ma avevo anche tanto tempo libero, e quindi vedendo questi podcast in America che da anni insomma mi passavano sotto mano e soprattutto sotto orecchio, ho detto: cavolo, ma ne faccio uno anch'io. E in realtà poi il Fatti Furba, che è quello che avete mostrato anche voi qui, che avete un po' visto, che è l'ultima stagione, che è in video, che racconta queste storie straordinarie, no, tramite le interviste di donne che attraverso la loro esperienza possono ispirare chi è all'ascolto, la loro esperienza e storia di vita, in realtà nasce come un podcast che racconta il Festival di Sanremo, un Festival di Sanremo che negli anni, lo sappiamo benissimo tutti, è cambiato, è diventato anche un pochettino più vicino, no? Sicuramente ai gusti musicali delle nuove generazioni, e quindi io volevo raccontare a queste nuove generazioni che effettivamente le cose stavano cambiando e che il festival non era solo più una cosa che si guardava e che io stessa guardavo con i nonni, ma una cosa che si può anche guardare finalmente con gli amici. Tra l'altro, Margherita, no, giusto per fare qualche nome: Rengen Necker, Rose Villain, Nere Gramaro, Gazzella, Alessandra Amoroso, Santi Francesi che salutiamo, Giulia, insomma, davvero di storie incredibili. Però mi ha colpito molto anche quello che stavi dicendo proprio tu qualche istante fa. Le storie delle persone, delle donne, no, che si vengono a raccontare, sono storie inevitabilmente universali, no? Perché poi diventano, e questa è una cosa che mi ha colpito molto ascoltando i vari episodi del podcast, diventano punto di riferimento per noi stessi e anche per gli altri, al di là, no, dell'essere donne o meno. Chiunque ascolta si rispecchia nelle storie, no, dei protagonisti del podcast, perché per esempio, no, così curiosando tra le puntate, c'è la puntata con Andrea De Logo in cui si capisce come imparare a credere in noi stessi, ma ancora Vanessa Villa che parla di questa filosofia del guerriero gentile, si parla di creatività, spornare alla lotta, no, di noi stessi, alle lotte che possiamo fare, fino, insomma, agli ultimi episodi in cui si parla dell'importanza del circondarsi delle persone vere, no? Ecco, tutte queste cose. Sono ascoltato le puntate, anche posso dire una cosa, dai, tanto è in amicizia e onestà, lo facevo già prima del nostro incontro da fan, wow, adesso mi sono anche preparato, capito? No, però dicevo, ecco, tutte queste storie che ci fanno capire, no, quanto siamo tremendamente vivi e soprattutto quanto dobbiamo un po' essere ancorati più a noi stessi, no? Ricordarci che ci siamo anche noi. Sì, assolutamente così, ma ti dirò di più, guarda, io ho sempre cercato negli anni dei punti di riferimento, di ispirazione, no? Soprattutto per il tipo di mestiere che facciamo e che fai anche tu, è un po' difficile, no? Perché ce ne sono tanti, ma soprattutto magari nel mondo femminile ce ne sono meno, diversi, eccetera, eccetera, e quindi io mi sono sempre ispirata leggendo biografie, ma leggendo biografie non in realtà di persone che per forza fanno questo mestiere, no? Ma biografie le più disparate. E quindi poi, insomma, a un certo punto io inizio a parlare questo linguaggio più radiofonico e tutto quanto, e dico: cavolo, io il libro non lo so, non lo saprei scrivere, se non altro non è quello il mio linguaggio, e quindi come posso raccontare delle storie che possano essere le stesse storie che mi ispiravano all'interno di queste biografie,
però con il linguaggio radiofonico, e quindi è nato poi il podcast Fatti Furba e il racconto di queste storie ispirazionali. Facciamolo vedere, uno dei racconti di questo ultimo Festival di Sanremo. Vediamo con un po' di quello che ha raccontato Alessandra Amoroso. Questo faro. Carine. Sono biallate. Se non arruga. Ai, non lo tienes. No. Vai. Fatti Furba, Sanremo 2024, insieme a Alessandra Amoroso. Yeah! Allora. Vai. Qual è il numero più furbo che hai salvato nella tua rubrica telefonica? Così distinto, Mr. Manuele Mameli. Oh, e lo possiamo vedere. Da quanto tempo lo conosci? Lo possiamo vedere. Questa è una delle domande classiche del podcast di Margherita De Valle, ma ora lo chiediamo a te. Qual è il numero più furbo che hai in rubrica, Margherita? Ma non vale. Questo lo vogliamo sapere. Che non ho ancora. No, non è vero, sto scherzando. Non ce l'ho, Simo, non ce l'ho. Però, guarda, il numero più furbo... probabilmente di qualcuno che mi ha salvato in qualche viaggio, in qualche problema di qualche viaggio, perché io mi vado sempre a cacciare in questi viaggi molto avventurosi, finisco sempre nei guai, e quindi questi numeri furbi mi danno una mano, che può essere buco la gomma nel deserto, che viene qualcuno ad aiutarmi. Questi sono i numeri furbi della mia rubrica. Antonio, ecco. Chiederti, visto che un'altra domanda classica è: qual è la cosa più furba che hai fatto nella vita? Questi viaggi rientrano tra le cose più furbe che fai nella vita? Sono sicuramente tra le cose più ispirazionali che non smetterò mai di fare, e consiglio davvero a tutti, nel limite del possibile, delle economie di ognuno, perché poi c'è un periodo in cui puoi farlo di più, un periodo in cui puoi farlo di meno, ma puoi anche viaggiare all'interno della tua città e scoprire una via nuova ogni giorno. E per me il viaggio, la scoperta, non è intesa per forza come il viaggio all'estero lontano, quello vabbè, l'apoteosi, wow, ma chiaramente non tutti possiamo farlo, ma anche, ripeto, il viaggio all'interno del proprio quartiere, la scoperta, l'osservazione, quello può davvero darci qualcosa in più ogni giorno, e per me questa cosa è meravigliosa. Quindi sì, la mia risposta alla tua domanda è sì, sono lunga, sono prolissa, però è sì. Fatti Furba, lavoro presso me stessa, lo trovate sulle piattaforme di streaming, con tantissimi ospiti, tante storie, tanta vita e soprattutto una straordinaria Margherita De Valle. Grazie Marghe, ti abbraccio fortissimo, torna quando vuoi e se riesci un viaggio fallo anche qui in studio da noi, va bene? Volentieri, quando volete, sono a disposizione ragazzi. Grazie mille, Margherita, grazie davvero. Insieme a Margherita De Valle stavamo parlando, no, di parole, di sentirsi, no, pienamente ancorati a questa vita, di dare valore a noi stessi, ed è quello che ogni sabato sera ci insegnano le nostre ormai amiche del cuore. Non sono solo parole, la dottoressa Luana Di Pietro, la giornalista e scrittrice Azzurra Sichera, le accogliamo subito! Buonasera dottoressa, bentornata. Azzurra, buonasera anche a te, bentornate. Riaccendiamo le nostre poltrone per le nostre amiche. Devo dire, dottoressa, questa sera Margherita De Valle ci ha dato anche degli spunti molto interessanti, no? Pensavo proprio a voi durante la conversazione, ma questa sera parliamo di altro con voi, che un po' prende spunto dall'essere noi stessi, dell'essere ancorato a noi, anche però alle relazioni con gli altri. E quando parliamo di relazioni con gli altri, è capitato spesso, no, in queste nostre settimane, di parlare di amore, di parlare di relazioni tossiche, però non abbiamo ancora mai parlato di amicizia. Voglio farvi prima leggere un articolo, guardiamolo insieme, perché l'articolo appunto parla proprio, dottoressa, di eccolo qua, di amicizia. Questa citazione, insomma, dice: le amiche tossiche da cui liberarsi sono quelle che si sentono minacciate dal nostro successo anziché gioirne, quelle che non vogliono renderci parte integrante delle loro vite, ma che cercano di avvicinarsi alle nostre amicizie fino a escluderci da quel rapporto. Anche un'amicizia può essere tossica. Certo, a parte che l'amicizia è, diciamo, una delle forme di amore più belle, no? Più leali, più oneste, condivide con l'amore molte caratteristiche, come la gestione anche dei conflitti, i confronti, l'impegno, la fiducia, la cura reciproca, la continuità.
Però è chiaro che anche in questo settore possiamo trovare delle amicizie che non sono proprio del tutto appunto corrisposte o magari possono essere gestite per interesse, purtroppo. Azzurra, tu che sei una scrittrice, no? Quindi poi inevitabilmente capita, che ne so, nella trama di un romanzo, di avere a che fare con storie d'amore come amicizie, no? E quando si tessano le storie dei personaggi, no? Per esempio, la storia di un'amicizia tossica, no? L'articolo che abbiamo letto, la citazione che abbiamo letto parla chiaramente, dice: quando passi dal gioire del successo altrui invece a renderlo quasi un limite, un'impossibilità del successo anche persona. Ecco, secondo te che cosa scatta? Che cosa succede? Ho fatto l'esempio appunto di te che crei personaggi, perché magari se dovessi raccontare una cosa del genere, quale potrebbe essere l'elemento che fa scattare l'amicizia tossica? Ma molto spesso si parla di invidia, racchiudiamo in questa parola tanto in realtà, però ci capita di relazionarci con delle persone che crediamo amiche e che poi sono pronte a usare i nostri punti deboli contro di noi. Spesso si innestano delle situazioni in cui si parla male, anche aggrappandosi a cose che non esistono, anche a bugie, cose che non sono mai successe, proprio perché si vuole in qualche modo screditare l'altra persona. Dottoressa, nella citazione che abbiamo letto si parla proprio di amicizie tossiche al femminile. Uh-huh. Esiste una differenza tra l'amicizia donna-donna, uomo-uomo, donna-uomo? Esistono dei modi diversi di porci in relazione con l'altro. In clinica esiste una sindrome di Procuste, che è la sindrome attraverso la quale la persona, donna generalmente, anziché essere amica, prova invidia nei nostri confronti e quindi agisce un comportamento, diciamo, di contrapposizione, di competizione con noi, che è una cosa classica purtroppo femminile, mentre magari appunto, ragazzi maschietti sono un pochino più leali fra di loro, purtroppo questo è un luogo comune, ma succede, cioè. Tra l'altro, Azzurra, mi vengono in mente le parole di Michela Murgia, che in una delle tante volte in cui pubblicamente ci ha invitato a riflettere su noi stessi, sul rapporto con gli altri, disse che le amicizie che nella vita ci costruiamo a 20, 22, 23 anni sono le amicizie probabilmente migliori, perché sono quelle disinteressate, no? Crei rapporti negli anni in cui ancora non sei nessuno in realtà, no? Quindi quegli amici ti accompagnano nel tuo percorso di crescita e di evoluzione. Guarda, ci riflettevo oggi, l'amicizia è pur sempre un salto nel buio, un atto di fede se vuoi, perché magari parte da un presupposto che hai in comune, può essere che ti lega un hobby, una passione, oppure un contesto lavorativo, un rapporto di formazione, però poi quando veramente decidi di essere te stesso, no? Il momento in cui dici ok, sono al sicuro in questa relazione, quindi mi posso esporre, è pur sempre un salto nel vuoto, perché non lo sai mai realmente dall'altra parte se ci sarà piena corrispondenza. Mi ha colpito molto perché avete usato due, come dire, due metafore, due elementi, no? Due parole per descrivere l'amicizia. Lei, dottoressa, prima diceva è una forma più alta dell'amore. Sì. E Azzurra, tu hai detto è un grande atto di fede. Qualche tempo fa Roberto Vecchioni, analizzando proprio la parola greca per parlare di amicizia, che è filia, ha detto che essere amici significa essere l'uno lo specchio dell'altro. Rivediamo quel momento alle parole su Rai 3 da Massimo Gremellini con Roberto Vecchioni. Le parole davvero straordinarie. Roberto Vecchioni, dottoressa, ci invita sempre a riflettere, perché la filia nasce ma non può morire, essere l'uno specchio dell'altro. Come si fa ad essere sempre così, creare rapporti disinteressati e imparare ad accorgersi dell'altro? Allora, intanto ci vuole una certa dose di naturalezza, no? Le cose sono molto spontanee. Concordo, insomma, sul fatto che la vera amicizia è eterna rispetto ai sentimenti. Cioè, mentre l'amore nasce, cresce, si sviluppa e purtroppo può anche finire, l'amicizia in realtà no, è eterna. Azzurra, qual è la parola che ci portiamo a casa questa sera parlando di amicizia, parlando di cose eterne? Allora, in questa relazione riteniamo che sia molto importante trovare il giusto equilibrio. Quindi la parola... In qualsiasi cosa, a parte nell'amicizia, però in qualsiasi cosa. Quindi la parola è? È equilibrio, perché l'amicizia dovrebbe tendere a quel bilanciamento tra le parti. Spesso si mettono sui piatti della bilancia il dare e l'avere, però andrebbero messi anche la propria personalità, il proprio carattere, i propri bisogni.
Io ho aggiunto una frase, giudicare con equilibrio, perché spesso quando siamo in un rapporto di amicizia tendiamo a perdere di obiettività, no? Tacciamo l'altro, avrebbe dovuto comportarsi in quel modo, quindi proiettando magari come ci saremmo comportati noi. E quindi dovremmo cercare sempre di metterci in ascolto appunto dell'altro e trovare il giusto equilibrio. Dottoressa, qualche tempo fa Luciana Littizzetto, parlando di un caso di cronaca, disse che forse il senso del nostro stare al mondo è accorgersi delle cose, accorgersi degli altri, accorgersi che quando un amico magari ti dice va tutto bene, magari dietro si nasconde un va tutto male. Forse dovremmo capire che dietro quell'equilibrio di cui parlava Azzurra c'era l'idea dell'accorgersi sempre dell'altro. Sì, del guardare oltre, vedere oltre le parole, no? E appunto conoscere profondamente l'altro, perché quando l'altro è in difficoltà noi dobbiamo tendere la mano. Noi tendiamo la mano come sempre, perché non sono solo parole. Grazie alla dottoressa, grazie Luana a Di Pietro, grazie a Azzurra Sighiera, ci ritroviamo sempre. Sabato prossimo. Noi tendiamo la mano alla pubblicità, ma tra poco la tendiamo al salotto. Rimanete con noi che stasera c'è tanto divertimento, a tra poco col salotto. Eccoci tornati alla buon'ora, il nostro sabato sera insieme, un super puntatone devo dire questo sabato sera, e continuerà ad esserlo, perché prima di darvi la buonanotte e lasciarvi a Speak Easy è il momento del salotto ed è tornato Lorenzo Amatulli. Buonasera a tutti, buonasera Roberto Simone. Portanova, che continua a non portare niente, Pigi. La nostra Elisabetta Roncati. Buonasera. E la regina Paola Aspri. Buonasera a voi. Ciao Paola. Ciao. Bentrovati finalmente alla nostra disposizione originale. Siamo tutti, siamo a casa, ma dobbiamo intonare una canzone. Pigi, stasera si canta. Cioè? Tanti auguri a te. Amatulli ha fatto il compleanno. Tanti auguri Amatulli. Paola, ma tu ci credi che Amatulli, visto che noi diciamo sempre che Parigi è la città delle corna, lui ha detto me ne vado in quella dove le corna si prendono proprio belle e strette. Se n'è andato in Spagna, hai capito? Che appunto, è andato in mezzo ai toreri. Sei andato in mezzo ai toreri. Beh, è stata una settimana di festeggiamenti. Ma è durato più di Sanremo il mio compleanno. Posso farti una domanda indiscreta che io e Paola vogliamo fare? Certo. Ma erano più tori o toreri? Un po' e un po'. Un po' e un po'. Perché bisogna essere un po' da bosco e da riviera, da toro e da torero. Va bene, ma noi pigi da palo in frasca, insomma. Di palo in frasca. Io volevo sottolineare che tu hai detto, ma Amatulli ha detto ama ormai. Perché? Ah, perché ha fatto la settimana sanremese. Il nostro ama. Quindi capito Paola qua come siamo messi? Siamo messi bene, però insomma, dai. Se si è tardato con i toreri. Cioè nel senso, la prossima volta che c'è un posto in valigia, io e Paola vediamo, non è che siamo qua. Vediamo, organizziamo. E allora, visto che Paola ha detto lui ha temporeggiato perché è stato con i toreri, Pigi non vede l'ora. Noi siamo contrari anche alla corrida, tutte queste cose in cui... Sì, ma quello fa un'altra corrida, è un'altra cosa. Io lì non c'è non c'è. Io faccio quella di Corrado. Lui non... quella di Corrado. Sai come suona le pentole col cucchiaio, è una meraviglia. Diciamo che Amatulli rincorre e si fa rincorrere, capito? Non c'è, come dice Paola, la cosina rossa, il drappo. No, ci sono proprio le lenzuola che fanno così. Le pagelle di Amatulli. Partiamo a bombazza. C'erano mancate. Ormai quando arriva il salotto dopo un'ora e mezza di serietà, io non ci capisco più niente. Ma si vede, non è che lo devi dichiarare. È come Fabio Fazio quando arriva il tavolo che si toglie la cravatta. Io non so cosa togliermi durante il salotto. Allora, chi pagelliamo? Allora, in questa settimana in Spagna ho avuto modo di riflettere tantissimo. Quindi parliamo di terra amara? Ah no, quello è Turkish. No, quello casomai era il segreto di Puente Viejo. Però è finito. Però ogni tanto Donna Francisca si impossessa di me, tipo stasera. Ah. E che succede? Andiamo a pagellare la risposta che Mediaset ha dato a Serena Autieri di Rai 1. Stiamo parlando di Michelle Hunziker. Non te la ricorda un po'? Ma perché? Una canta, perché l'altra canta. Ah, dedicato a te. Che
è successo? Voi vi direte, Michelle Unzi che è ritornata con il suo nuovo programma, questo show a lei dedicato, Michelle Impossible, terza stagione. Addirittura. Non ti vedo il titolo è bellissimo. È bene, il titolo è tra l'altro adesso è diventato però nell'ultima stagione è diventato Michelle Impossible e Friends. Cioè, sì, sono tipo Pavarotti e Friends, capito? Sì. No, anche Gigi D'Alessio l'anno stessi scorso. Stessi ascolti era e stessa caratura di ospiti. Ecco, perché ho visto questa faccia sulla terza stagione che ma non perché già dopo la prima mi sarei fermato fossi stato in Pier Studio. Poi ho notato che ci sono stati un po' di cambiamenti lì a Mediaset, non so cosa giri nella testa di Pier Silvio Berlusconi, però siamo arrivati ad una terza stagione che il pubblico fondamentalmente non ha apprezzato. E lì, al di là della mia pagella, abbiamo i dati Auditel, che sono stati decisamente, non mi piace come parola, ma in questo caso è flop. Cosa, perché ti, flop? Cosa ti ha convinto meno? Cosa mi ha convinto? facciamo così. Paola, cosa ti ha convinto meno? Guarda, lei mi ha convinto meno in realtà. È molto meglio Katia Follella, insomma. Ma sicuramente la prossima, sì, il prossimo anno la mettiamo a condurre Follese Impossible, Impossible. Quindi sei d'accordo con Paola? Sono assolutamente d'accordo con Paola. Perché? Perché dietro a Michelle Hunziker è stato costruito un personaggio che, stiamo parlando di televisione, sappiamo che a volte dei personaggi si costruiscono. Questo personaggio sempre simpatico, e la Miss Mentadent la chiamerei io, ride per qualsiasi cosa anche quando non c'è niente da ridere. Sì. L'imitazione della Canalis, meravigliosa, anche se poi gliela fecero togliere dai social. Però effettivamente lei ride, è simpatica, è solare, e gli fanno fare la pubblicità della rocchetta e quella del cos'è quell'altro che devi fare, la lavastoviglie, sì, che altro c'ha da fare, sì, tutte le fa. Non so se avete notato che lei con un colpo di chapette chiude la lavastoviglie. Sì, avete notato? Io nemmeno se lo faccio apposta con la mano si chiude la mia lavastoviglie, non capisco. È come quando la Durso pelava le patate in Nigeria. È molto più facile che rompa io la lavastoviglie con un colpo di ciappetto. Cioè, capito? È incredibile. Elisabetta, tu che mi dici su Michelle? Ma in realtà io non ho mai guardato nemmeno la prima stagione. Michelle Impossible. Elisabetta dice, meglio evitare. Però ho sentito, e non so se è notizia di oggi, che oltretutto tra queste si sfortune sì, che la stanno colpendo, sembrerebbe che si sia lasciata anche con la sua ultima fiamma. E immagino lei abbia chiamato già i paparazzi per comunicarlo. Vabbè. Pigi, ma secondo te Michelle Hunziker potrebbe essere uno di quei personaggi, come tanti altri grandi volti di Mediaset, che magari potrebbero allontanarsi da questa nuova linea e quindi addirittura arrivare, perché no, ad andare in un'altra azienda se dovesse avere la giusta proposta, come per esempio è capitato alla Marcuzzi, per dirne una? Ma non c'è dubbio, perché no, però quello che volevo sottolineare io è che un flop in prime time su Canale 5 potrebbe voler dire qualità. Ah, questa era molto sottile. Quindi in Pigi mi sembra di capire che è un po' opposto al vostro parere. Fratello non sta riscuotendo grandi successi, se volevamo andare su quel paragone lì. Però è proprio il discorso che lei ha grandi ospiti, Pigi, e tu da uno spettacolo del genere, dove davvero hai Bocelli, hai Santa Maria, ti aspetti qualcosa di forte. Credo c'è anche Eros Ramazzotti, milioni, perché non so se lo sapete, puntata. Loro si sono lasciati, ma sono amici, si vogliono bene. Sì. Non l'hanno detto mai in tutte le tre edizioni. Non l'hanno mai ricordato a nessuno. Allora, Pigi, scusami, a te cosa convince invece? Di cosa? Esattamente. Ma non l'ha guardato nemmeno lui. Allora, secondo me in quarta puntata è successo, non l'ho mai guardato. Punto. Ma, però, ma era logico che non perché Amadori ci avvisa dopo, non è che lo, cioè, se ci avvisasse. Ma non è che dobbiamo fare il gruppo d'ascolto. Io visionerei tutto. Però la parola le voglio ma molto bene. Ma che avete visto? Cosa c'era mercoledì sera su Chi l'ha visto? Allora, io mi affido a Paola. No, c'era Mare Fuori pure. Io mi sono vero, c'era Mare Fuori su Rai 2, vero. Poi flop Pigi perché? Perché è uno dei pochi programmi che vengono sempre graziati dalla Rai, perché chissà come mai la Rai contro Gerry Scotti e Michelle Hunziker non mette mai concorrenza. Questa è la dimostrazione che contro il niente, contro una replica che viene trasmessa su Rai 1, non puoi farmi il 14%. Questo potrebbe essere un indizio che Gerry e Michelle fanno il prossimo Sanremo? Ma che, chi lo guarda? Tra l'altro dico una cosa, si vociferava quasi, prendiamo con le pinze, quasi sicuro, pare sia stato scelto Alessandro Cattelan, affiancato le volte Rai. Per Sanremo? C'è gusta? Ah, okay. Me gusta. Roberto, Michelle sì, Michelle no?
Michelle Niemann, cioè, a me non piace tanto come conduttrice. In generale. Ma sì, comunque io non l'ho visto, ma Michelle sì, però. Michelle sì. Ma per la lavastoviglie? Per tutto, perché è una brava. Che voto diamo a Michelle? Michelle Mabel 4. 4, va bene, 4 a Michelle Hunziker, Michelle Mabel, ragazzi. Paola, dimmi. Ma la colpa, secondo me, di Michelle è che non ho ben utilizzata, non è proprio colpa proprio sua, diciamo. E come ha detto Lorenzo, la fanno sempre troppo sorridere, troppo quel sorriso stampato, sembra a volte pure finta, insomma, diciamo la verità, una bambola finta. E invece, secondo me, Michelle Hunziker ha molta più personalità di quella che appare, insomma. E sembra addirittura, come ho detto, Katia Follese ha molto più personalità di lei, ma perché glielo lasciano fare? È questo. Michelle forse è un po' manipolata, secondo il mio punto di vista. È brutto usare questa parola, però siccome hanno pensato che quello fosse il cliché giusto, continuano vita natural durante. Quindi, mi da 10 capire... anni poi riproporci quel cliché. Non è mi possibile. Sembra di capire che anche tu sei d'accordo con l'idea un po' di forse è arrivato il momento di ripulire l'immagine di Michelle Hunziker dallo stereotipo che la sua carriera ha creato? Certo, sicuramente dovrebbe cambiare, come dovrebbero cambiare tante star di Mediaset. Adesso non voglio fare nomi, forse quella che mi piace di più è la Panicucci, perché è una Crudelia de Mon perfetta e secondo me anche come conduttrice è perfettissima, la vedo proprio nei suoi panni, è così. E ben vengano persone che nella vita appaiono poi come sono sullo schermo, insomma. Quindi secondo me è importante. Noi facciamo un appello. Se Michelle vuole cambiare pelle, l'anno prossimo facciamo alla Buonora Impossible. che comunque vi assicuro che anche adesso è impossible. Vieni da lui, Michelle. Appello a Michelle. Allora, settimana scorsa abbiamo parlato di un'iniziativa benefica straordinaria e permettetemi di ringraziarvi, perché tra l'altro abbiamo avuto dei numeri importanti sul vostro affetto, quindi grazie per aver partecipato in tante alle donazioni AIL. Abbiamo parlato, Roberto, di Uova di Pasqua, anche perché Pasqua. Settimana prossima è Pasqua, noi saremo qui sabato sera, insomma, in diretta come sempre, e ci hai portato un dolce pasquale. Cioè, ci hai portato nel senso, in foto, perché non ha portato niente. Cioè, allora, vediamo, sono curioso, perché è un dolce siciliano? È un dolce che siciliano. Che io non conosco. Sì. Che cos'è? Allora, questo qua, nella mia zona, quindi nel palermitano, si chiama pupo con l'uovo. Pupo con l'uovo. E assume, diciamo, prende nomi diversi a seconda del posto in Sicilia dove lo producono. Inteso il cantante Pupo. Sì. Pupo come... come il cantante? No. Come... Su di noi nemmeno un uovo, Pigi, su di noi nemmeno un uovo. Però dico, assume nome diverso a seconda della zona e a seconda di che forma danno. Quindi si può chiamare campanaro, come se gli danno la forma della campana. Curduredda. Da noi è tipo da me la base è un biscotto. La base è un biscotto, quindi è frolla con un uovo sodo. Ah, perché dalle mie parti a Catania esiste la cosiddetta, lo dico in dialetto, cuddura cullovo. Cuddura. Che è questo cuddura. Dolce molto cuddura simile. Cuddura cuddura sta per corona. Corona. Infatti è molto il biscotto sotto, è molto più grande. Infatti a volte è proprio non fare gesti. È molto grande, molto grande. E allora vediamo come ha preparato questo pupo molto grande. Continua a fare gesto. Thank you.
Io sono molto, diciamo, contento di farvi conoscere questo dolce, perché è un dolce molto povero ed è proprio la tradizione proprio siciliana. Non si trova nelle pasticcerie perché è proprio fatto dalle massaie a casa. Guarda, noi siamo felici non per la tradizione, ma perché per la povertà quella proprio ci appartiene tutta, proprio tutta. Senti, ma quindi dicevi, il biscotto è una frolla classica? Semplice frolla. E invece ho visto col dito, mettevi questa cosa bianca, che cos'è? La ghiaccia reale, fatta solo con albume e zucchero e un goccio di limone. Molto semplice. Paola, tu che sei quindi una va bene anche per me, insomma, nel senso che sono dei dolci che vanno bene per persone che soffrono anche con lattosio, sono intolleranti. Sì, cioè nel senso nella ricetta c'è un po' di latte. Quindi andrebbe comunque fatta una ricetta particolare, però si può comunque produrre uno per l'intolleranza al lattosio. Quindi anche Paola, che una volta ci ha raccontato che è un amante dei dolci, comunque potrebbe farlo diventare un suo dolce pasquale. Beh sì, anche perché guarda, sembrerebbe addirittura una carrozza. È vero, è vero, molto vero. Io però non ho capito un passaggio, sì, già che ci siamo. No, quello dell'uovo, ecco. Cioè l'uovo viene cotto prima o viene cotto in forno con tutto prima. Il resto? Allora, quest'uovo nasce nel Settecento come... Ma scusami, quello che hai fatto vedere tu è del Settecento? Sì, no, è invecchiato bene. Nasce con gli avanzi del pane, quindi non era un dolce ai tempi. Non è vecchia, fa buon brodo. E venivano messe tutte le uova avanzate nel periodo pasquale, che non potevano mangiare i prodotti animali. Oggi viene prima bollito l'uovo, quindi di fatto sodo, già e poi sodo. Con la frolla. Quindi però cuoce due volte di fatto l'uovo. Sì, cuoce due volte. Quanto sta in forno poi per far cuocere la frolla? 30 minuti. Bene. Salutiamo. Senza uovo. No, l'uovo va nel forno, sì, perché già comunque è sodo. Va bene, noi tra poco siamo un po' tipo Gerry Scotti. No, cioè, noi tra poco è sempre alla buon'ora. No, tipo è sempre mezzogiorno e sempre alla buon'ora. Va bene. Esplode l'uovo se messo nel microonde crudo. Ok. Nel forno non si arriva alle temperature elevate. Raccomandazione per gli amici a casa: solo uova del Settecento. Grazie Roberto Portanova. Allora, visto che lui parlava, Elisabetta, di epoche storiche, quindi di viaggi, Paola diceva che era un po' una carrozza. Saliamo su questa carrozza e dove arriviamo? Ah, saliamo su questa carrozza. In realtà sono molto contenta di salire con Pigi. Oddio, che emozione. Fatto sedere vicino saliamo a lui. Saliamo insieme allora. Perché in realtà io non vi parlo. Ma lui fa il principe oppure il cocchiere? No, principe. Anche cocchiere va benissimo. Va bene. Col cappello come però fa, ci può come stare. Fa il cocchiere? Sì, molto bello. Voi immaginate il suono e io che faccio così tutto insieme. Bei momenti, però. Dove siamo andiamo? Ancora in fascia protetta comunque. Vabbè, andiamo avanti. Non andiamo così indietro nel tempo, non andiamo nel Settecento, ma in realtà ci fermiamo al Novecento, perché vi parlo di una mostra che si intitola, ed è per questo che chiedo il supporto di Pigi, Pop Beat. Italia 1960-1979, liberi di sognare. Ma che bello. Ma che gli aiuta lui perché c'era nel 60? Sì, me lo ricordo. Famosi anni 60. Vediamo questa clip, dai, vediamo questa clip e poi ne parliamo. Che si parli di libertà di sognare. In realtà questo slogan è nato perché collima benissimo con il pensiero del periodo, soprattutto pre anni di piombo, quindi poi chiaramente si perderà per i noti fatti di cronaca questa spensieratezza, questa libertà. E mi affido a Pigi perché normalmente quando si parla di beat generation, si parla di pop, si pensa all'ambito musicale. Ed effettivamente all'interno del percorso espositivo che potete visitare fino al 30 giugno a Vicenza, Basilica Palladiana, si è sempre accompagnati da questi da questo sottofondo, da queste canzoni. In realtà è un po' la prima volta che si connette
unite questa parte musicale con una parte figurativa, perché dovete sapere che quando si pensa alla pop art si pensa ovviamente agli Stati Uniti, a Andy Warhol, a Robert Rauschenberg. In realtà qualche anno prima addirittura dei nostri amici americani, anche gli italiani avevano dato vita a una forma di pop art, ahimè meno conosciuta, ma adesso stiamo un po' cercando di riscoprirla, e che non parlava come quella americana di consumismo, o meglio non solo della società dell'immagine, della pubblicità, ma si connetteva anche alla quotidianità, al pensiero liberale, all'università, alle piazze, all'industria, tutto questo movimento culturale che si poteva vivere a cavallo appunto degli anni 60 e degli anni 70. Ovviamente invece la Beat Generation, che ha avuto anche una sua esplosione in Italia più tardiva, la connettiamo anche qua agli Stati Uniti, addirittura un po' prima, con dei grandi scrittori come Jack Kerouac, a partire dagli anni 40 del Novecento. Quindi che cosa troverete? Troverete 100 opere di 35 artisti, molti dei quali amici della scuola romana, quindi partiamo da Mario Schifano, da Franco Angeli e andiamo avanti, che rappresentavano l'Italia di quell'epoca, alcuni addirittura si ispiravano un po' al futurismo, quindi ad una prima avanguardia, e ci dimostrano come anche il mondo dell'immagine si connettesse perfettamente in un tutt'uno artistico col mondo della musica. Il 2024 è un anno molto particolare, perché nel 1964 ci fu una Biennale di Venezia speciale che vide, ahimè, la consacrazione della pop art americana, perché vinse Rauschenberg e comunque Annessi e Connessi, oscurando i nostri amici italiani. Allora, ricordiamo l'appuntamento? Pop Beat Italia 1960-1979, Liberi di Sognare, Basilica Palladiana, Vicenza, fino al 30 giugno 2024. Andiamo, e siate sempre liberi di sognare. Prendiamo anche come un invito. Sono curiosa di chiedere al volo, prima di passare da Paola, visto che abbiamo fatto un po' un viaggio con Eli, qual è, se c'è, un'epoca della storia dell'arte che vi piace più delle altre che avete fatto vostra? Lorenzo? O un artista che ti è rimasto impresso? Ma più che altro un'epoca nella quale avrei voluto vivere, perché mi piace tutto ciò di cui erano circondati, e che è quella di Maria Antonietta. Io adoro tutta quell'epoca lì. Anche Maria Antonietta? Anche, volevo essere la sua dama di compagnia. Ah, tu a stringere io il l'avrei busto. Salvata. Vabbè. Insieme a Lady Roberto. Oscar e ma io il periodo dei figli dei fiori, quindi la libertà. Ci siamo, vedi? Siamo lì. Io faccio un viaggio con Owen Wilson in Midnight in Paris, della Parigi degli anni 20, volentieri. Guarda caso, gli anni 20 sono quelli di Speakeasy. Esatto. Elisabetta? Io in realtà sono un po' indecisa, quindi vorrei da una parte accompagnare Pigi, ma dall'altra accompagnare anche Lorenzo, perché il Settecento, ahimè, poi Rivoluzione Francese, ma lasciamo perdere, mi ha da sempre attirata. Ti faccio preparare delle pagnotte. Vabbè, io sono una goduriosa, quindi la Belle Époque, Lautrec, insomma, ecco, dei pittori, insomma, che vivevano la vita e vivevano anche le passioni della vita. E allora, a proposito di Belle Époque, di passioni della vita, ve lo oroscopando! Paola Aspri! Mi sembra giusto, è proprio adatto, vero? Allora, cominciamo a dire che il Sole in Ariete entra in maniera prepotente, quindi, nella nostra vita, e quindi dal 25 al 31 marzo cambia un po' tutto diciamo, i vari pianeti, no? Abbiamo Mercurio in Ariete e poi avremo anche il Sole in Ariete, quindi maggiore predisposizione all'imprevedibilità soprattutto, ma anche più forza per alcuni segni di fuoco, che hanno, fermo restando che anche il Capricorno avrà la forza necessaria per fare un grande cambiamento nella sua vita. Lo continuo a ripetere, perché il passato non deve angustiare tutti i Capricorni, ovviamente, che stanno guardando in questo momento, ci stanno guardando, ma anche e soprattutto Simone, che è del Capricorno, quindi dobbiamo un pochettino guardare avanti. Cominciamo col segno dell'Ariete. Questa è una settimana in cui non vi saprete ovviamente trattenere assolutamente, anche perché questo Sole in Ariete che cosa vi dà? La possibilità di essere irresistibili, quindi sarete più dediti alle avventure amorose, e quindi poca voglia di fare il serio. Però a Pasqua vi tocca, quindi se avete un partner dovete fare l'innamorato perfetto, quindi un 5S con la parola d'ordine seduttori.
Andiamo al toro, che è un segno di terra. Finalmente passerete una Pasqua serena, eh? Siete più amorevoli che mai con il partner e non accogliete le provocazioni della dolce metà in questo momento, che ha il dentino avvelenato con voi per qualcosa che gli avete fatto. Guarda un po'. 4S, con la parola d'ordine siate più presenti. Gemelli, segno d'aria, in questa settimana avete una speranza d'amore. Farete del tutto per conquistare chi vi piace, però ci vuole anche un certo metodo per fare colpo. Prenderete qualche consiglio da un amico fidato. 4S, con la parola d'ordine speranza. Cancro, segno d'acqua, la vostra fortuna amorosa è altrove. Fate le valigie e partite per Pasqua. Troverete la passione fuori dal vostro habitat, finalmente. Avete bisogno di conoscere nuove persone, le vecchie amicizie vi hanno usurato. Ai ai ai. 3S, con la parola d'ordine amore altrove. Andiamo al leone, segno di fuoco, l'istinto vi aiuta nelle questioni amorose, siete forti proprio se vi lasciate andare. Quindi a Pasqua, vicino alle feste pasquali, riuscirete a trovare quel relax desiderato con chi amate e amplessi da urlo. Guarda un po', quindi un 4S. Abbiamo simulato qua qualche cosa. Parola d'ordine, lasciatevi andare. Paola, se li simula come quelli che ha simulato qua, non stiamo messi benissimo. Comunque, no, in privato, diciamo che vengono meglio. Grazie, andiamo avanti. Importante il privato. Vergine, segno di terra, dovete allargare i vostri orizzonti, cara Vergine, anche in amore. Forse è il caso di cambiare la via vecchia per la nuova, per ritrovare un certo entusiasmo che ormai l'avevate dimenticato. Avete bisogno di sentirvi desiderati e sorpresi soprattutto. Quindi un 4S con la parola d'ordine in cerca d'altro. Bilancia, segno d'aria, l'amore ha bisogno di cambiamenti, e dovete essere pronti ad osare, fare un passo con chi amate e che non avete mai fatto, ovviamente. A Pasqua relax con chi amate, avete bisogno di rendervi unici e soprattutto di rendere unico quella persona che è al vostro fianco. Quindi un 4S con la parola d'ordine unici. Scorpione, segno d'acqua, cedete alle passioni che sono in sale della vostra vita. Trovate la giusta intesa con chi amate e non dimenticate che siete in coppia, mi raccomando, perché i vostri occhi magnetici fanno strage, siete dei conquistatori nati. 5S per lo scorpione con la parola d'ordine giusta intesa. Sagittario, segno di fuoco, oserete non poco in amore e potreste anche pensare finalmente ad un'avventuretta extraconiugale per soddisfare le vostre voglie. Pasqua però sarete tutto per il vostro amore, quindi perfetti come amanti e compagni di vita. Vabbè, la scappatella l'avete fatta nei giorni precedenti. 4S con la parola d'ordine oserete. Capricorno, segno di terra, vi aprirete a nuove avventure amorose, eh? Avete voglia di novità per dimenticare il passato. Inoltre passerete una Pasqua serena consapevoli che il presente e il futuro sono la via per la felicità. Quindi un 5S al Capricorno con la parola d'ordine nuove avventure. Acquario, segno d'aria, sarete un po' sottosopra. Alcune cose nella vostra vita amorosa vi hanno scombussolato, eh? Ma durante le vacanze di Pasqua però tornerete alla normalità e sarete divertenti e disinibiti con il partner, magari quello nuovo. 4S con la parola d'ordine divertenti. Pesci, ultimo segno dello zodiaco, segno d'acqua, beh, dovete cercare di chiarirvi con il partner, anche perché alcuni di voi sono presi da un'altra storia. Avete il piede in due staffe, insomma. Mettete fine ai dubbi o dentro o fuori il rapporto di sempre. Solo così passerete una Pasqua serena. 3S al povero pesci, perché non sa dove andare a parare. Parola d'ordine, piede in due staffe. Ma quante scarpe hai, Amatulli? Quante scarpe hai? Grazie alla nostra Paola! E allora saluto Lorenzo Amatulli! Grazie a Roberto Portanova! Tra poco c'è Spichisi col nostro Pigi! Grazie Elisabetta Roncati! Grazie a voi! E grazie alla nostra regina, Paola Aspri! Grazie, ciao! Buonanotte a tutti, come sempre fate bei sogni e se vi va noi ovviamente torniamo sabato prossimo. Buonanotte, ciao!